Domani esce il nuovo pass battaglia. Ma i miei V-Bucks sono molto pochi, non è un problema. Il mio vicino di casa mi ha fatto sapere di una banca di V-Bucks che potrò andare a derubare insieme ai miei amici, quindi ho organizzato un piano. Fase numero 0, codice supporta un creatore Octi nello shop. Parte numero 1 del piano, andare fino al negozio di fucili e comprare un fucile. Quindi, beh, venite con me. Dove sarà questo negozio di fucili? Octi, dov'è il negozio di fucili? Non lo so, andiamolo a trovare. Ma mentre qua ci sono le scale. Dove hai trovato le scale? Qua. Ok. È vero, Octi, qui ci sono delle scale. Andiamo, allora usciamo e andiamo a comprare qualche arma al negozio. Anche se è strano, ma è tutto chiuso. Quale porte? È aperto. No, la possiamo uscire, possiamo eccolo uscire. Qua, questo è il negozio di fucili, vediamo cosa c'è. Ma prima, mi raccomando ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, supportate il mio shop, quel calcio supporta il creatore Octi, anche perché tra un po' esce il nuovo pass battaglia e non vedo l'ora. Proprio per questo abbiamo questo piano per trovare 10.000 V-Bucks all'interno della banca di Fortnite che andremo a rapinare. Ragazzi, guardatela la banca, è quella lì. È quella lì. Però dobbiamo realizzare bene il nostro piano, altrimenti qua non si va da nessuna parte. Allora, che cosa avete preso voi? Uno scar. Ma perché posso prendere solo un'arma? Oddio. Occhi, perché costano le armi. No, avrei dovuto prendere magari il cecchino e qualche altra arma, accidenti. Beh, vabbè, non ho più soldi. Torniamo a guardare la lavagna con il piano. Abbiamo scritto tutto, pianificato tutto io perché sono un genio, ma soprattutto perché uso il codice Octi dello shop. E chi usa il codice Octi dello shop è per forza un figo e quindi, il piano l'ho fatto io. Beh, avrei da ridire, comunque. Vabbè, ma tu hai sempre da ridire. Gaia, dove sei? Si può sapere? Venite qua. Fase 2 del piano. Andare fino all'appartamento blu e rubare un veicolo. Dobbiamo rubare un veicolo che poi useremo per la fuga. Non possiamo usare le nostre macchine perché poi con le targhe potrebbero riconoscerci. Quindi la prima cosa da rubare prima dei V-Bucks, del cavò, della banca, è sicuramente un veicolo. Allora, l'edificio blu. Allora, ragazzi, io non riesco a entrare da nessuna parte. L'edificio blu, ottimo, è questo qua davanti. È questo qui. Vediamo cosa c'è qui dentro. Sembra un albergo fighissimo comunque. C'è da dire. Beh, vero? Non sembra proprio un albergo. Sono anche dei libri da leggere. Beh, sicuramente se dobbiamo rubare una macchina saranno nel garage. E dov'è il garage? Ma no! Okay. Ma il garage dell'albergo è chiuso! La chiave è per un quadro! Una chiave! Serve una chiave! Provo a mettere dei codici a caso! Non si può mettere nessun codice, bisogna per forza prendere il tesserino del proprietario. C'è scritto che potrebbe essere al suo piano, cioè a dove vive lui, insomma. Ma tutte le porte sono chiuse. Ascoltate, qua sopra. Ascoltate, prendiamo l'ascensore. Dietro c'è una casa. Ma ragazzi, è rotto l'ascensore. È rotto. Anche l'ascensore. Cioè, cavolo, ma è rotto tutto in sto posto. Dobbiamo trovare un altro modo per entrare fino all'ultimo piano dove vive il proprietario. Venite Scusate, qua. Ma mi pare che non ci. Gaietta. Gaia, dove sei finita? Ma non siamo... guardate, ragazzi! C'è una finestra. Sicuramente si può entrare da quella parte. Da quella parte c'è una finestra. C'è una finestra lì in alto. Lo vedete? Vista. Allora, dobbiamo usare la gru. Da qualche parte in questo cantiere ci sarà un modo per salire, no? Dovremmo trovare un modo per salire fino a lì sopra. È l'unico modo che mi sembra di capire. Qua. C'è il tubo con l'acqua. È vero, ragazzi. Il tubo con l'acqua. Mi sa proprio che non funziona. No, infatti non funziona. Infatti non funziona. Aspettate. Forse ho trovato, ragazzi. Seguitemi, sono un genio. Tutto merda di codice Octi. Allora, guardate. Ma come hai fatto, Octi? Dovete salire su quei bagni, salire sul muro e camminare fino a qua. Non è difficile. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Ci siete? Forza, ok, ce l'ho fatta anch'io. Dobbiamo arrivare. Vai, Gaia. Il problema è che il filo ci dà fastidio. Proviamo a fare. Ok, fatto. Io come al solito non so fare nulla. Gaia, anche tu però. Accidenti. No, aspettate. Octi, va. Spostati. Octi, spostati. Octi. Ok. No, che devo fare? Io ci sono. Dai, vi aspetto. No. Non ci siamo capiti. Ci sono dei piccoli problemi tecnici, però stiamo arrivando. Ragazzi, perché dovete salire sul cavo della gru? Era ovvio che non ce l'avreste mai fatta da lì. Mi fate sempre perdere tempo voi due, accidenti. Siete proprio dei ladruncoli da strapazzo. Ovvio che poi ci prendono. Ah, meno male che per ora non abbiamo fatto niente di illegale. Se fosse per voi la polizia ci avrebbe già catturato. Guarda bene. Niente di illegale, in realtà allora, guarda dove siamo. Io prima l'ho fatto da qua, quindi mi sa che da qua è più semplice. Guarda, ti metti sul bordo.
aspetta. Ah, bravo, ti stai zitto, che io prima ce l'ho fatta alla prima, tu invece sei un ignorante. Sì, infatti abbiamo visto anche adesso com'è andata. Okay, oh, ragazzi, e anche Zerbi ce l'ha fatta. Ce l'ho fatta. Ma anche solo tu, vai, dai. Gaia. Devi guardarti la schiena. Un po' più indietro, Gaia, secondo me. Anche secondo me. Perfetto, proprio così, esattamente esatto, così. Esatto, esatto. Beh, vabbè, il principio l'hai capito. Dai, veloce, raga. Se no arriverà la polizia e ci porterà via. Dopotutto siamo già in una zona in cui non dovremmo essere. Dai, Gaia, concentrati, mi raccomando. Potere del codice Octi nello shop. Non ci credo, anche Gaia ce l'ha fatta. Gaia, non cadere dalla fune, ti prego. Hola. Molto bene, c'è scritto. Benissimo. Bene, bisogna trovare un modo per entrare nell'appartamento in alto. Vediamo, ce la possiamo fare. Octi, dobbiamo trovare quella cavolo di chiave. Qua c'è un bagno, io non credo che il bagno è quello che ci serve. No, infatti mi sa proprio di no. Prova a guardare da tutte le parti, nelle mensole, che ne so. Ma qua c'è un'altra stanza, ma cosa si può fare da queste parti? Gaia, cosa c'era nell'ascensore? L'ascensore non lo so, io... Nell'ascensore non c'è assolutamente niente. Gaia, ma tu sei cieca però, Cioè, c'è una... Guarda, si può entrare per il percorso in cui l'ascensore è rotto. Ah, ora capisco perché l'ascensore è rotto. C'è un tubo che si è rotto. Ok. Ah, ok, ecco. Sono e sul tetto. E cosa c'entra i tubi dell'ascensore, tra l'altro? Anch'io sono nel tetto. Sinceramente non lo so. Aspetta. Oh, sono raga, chiamando Batman. Raga. È vero, anche effettivamente. Oh, ah! Guardie. Occhio, ragazzi. Oddio, ma dov'è? Eccoli lì. Vai, scendete, ragazzi, andiamo. Il codice deve essere da queste parti. Questo è l'appartamento del proprietario dell'albergo. Ma guardate sui tavolini, da tutte le parti. Dove potrebbe essere il codice? Sicuramente sarà su qualche mensola, in qualche stanza. Ok, Zerbi, tu controlla quella e io controllo questa. Vai, qui non c'è. Qua c'è un bagno. Aspetta. Mi sembrava via. Ah no, invece no, niente. Ma deve essere per forza da qualche parte. Anche qui non c'è niente. Oh, e invece c'è. Ma dov'era? È qua. Era 2841. Oh, beh, vedete, c'è già dell'oro qua, ma noi non ci interessa. Noi dobbiamo prendere i V-Bucks. E con questo oro non ci prendiamo niente di V-Bucks. Esatto. Fidatevi di me, il cavo della banca è quello che cerchiamo. Ascoltate, dobbiamo andare via di qua. Abbiamo scoperto il codice, ora dobbiamo andare via. Venite di qua. Quindi scappiamo, vai, occhi via. Il problema via. È da dove scappare. Siamo troppo in alto, potremmo... Ah, no, beh, guarda, le ruote. Molto bene, a posto. Oh, perfetto, almeno non parliamo neanche da una caduta. Ragazzi, ora, dobbiamo andare assolutamente nel ad aprire quella stanza. In modo da rubare una macchina. 2841. Ok, ma non funziona. Come funziona? Ok, perché Gaia ha visto il codice, ok, quindi solo lei poteva aprirlo. Bene, dobbiamo trovare una macchina. Ragazzi, parte 2 del piano, completato. Ora bisogna andare alla banca, rubare tutto l'oro e tutti i V-Bucks. Andiamo, let's go. Ogni volta sbaglio strada, accidente. Questa casa non me la ricordo mai, vabbè, perché mi sono trasferito qua da poco solo per rapinare questa banca un po' sperduta esatto. In questo paesello. È anche un po' bruttina la vedete? Casa. La vedete la banca? C'è una guardia. Vai, eccola lì. Uccidi la guardia, ok, morta. Non c'è più. Molto bene, progrediamo. La macchina ce l'abbiamo, ora dobbiamo entrare nella banca, raga. Dobbiamo entrare nella banca. Occhio, potrebbero esserci guardie dappertutto. Fate attenzione. Sì, ma no. È chiusa. È chiusa, ragazzi, è chiusa la banca. Accesso non consentito. Solo con l'ID di un lavoratore potremmo entrare. Vediamo, cerchiamo qua in queste zone uffici. Potrebbe esserci sicuramente qualcosa. Ho già fatto io. Cosa hai trovato? Dai, hai trovato cos'è? Una chiave? Ha trovato sì, qua. Magari per aprire le porte, Octi. Dietro. Ah, ho capito. Vediamo. L'ho presa anch'io. Si può? No. No, mi sa che la deve fare Gaia. Lo deve fare Gaia, mi sa. Ma il manager è Lucy Efro. Ma è lo stesso dell'albergo. Ragazzi, mi sa che bisogna tornare sul tetto sulla casa del tizio. Come mai? Perché è lo stesso tizio. Cioè, come lo stesso tizio? Praticamente il proprietario dell'albergo è anche un lavoratore alla banca. Beh, effettivamente in banca guadagna tanto e si è permesso l'albergo. Beh, mi fa piacere per lui. Mi farà meno Io lo aspetterò qui. Fai bene, secondo me. Magari servirà per aprire qualche porta strana, Octi. Cosa ne sai? Questo era anche ovvio, ma il problema è dove? Dove? Non ci sono porte qua da aprire. Avevamo già aperto tutto. Forse c'è qualche altra porta. Magari c'è qualche porta nascosta. Ma
effettivamente qua non ci sono porte. Aspettate, ma forse c'è, ci sono altre stanze al piano terra dell'albergo. Forse è lì che... no, mi sono fatto... No, tanti, te! Ma perché io seguo te? Oh, oh, aspetta, c'è una porta qua, è questa? Sa proprio di no. Allora sarà quest'altra. Dai. Provate da... No. Allora dobbiamo trovare per forza un'altra porta. Raga, se non è nell'albergo, per forza sarà in casa nostra o sarà nella casa di fronte alla nostra. Da qualche parte per forza ci sarà qualche... Qua cosa c'è? Un cosa c'è qui, Octi? No, niente. Niente? Nulla che ci possa interessare. Qua? No. Anche da qui mi sa che non c'è la niente. La chiave non funziona. E allora è l'unica... prova, oh, eccola qua, l'ho aperta. Appartamento 1. Ah, ci abbiamo fatto, appartamento 1. Sarà questa? Speriamo di sì, controllo da tutte le parti. Signori, eccolo qua, ragazzi. Il pulsante del cancello. Ora dovrebbe funzionare. Let's go. Abbiamo aperto il cancello. Non ci resta altro che andare, rubare i V-Bucks, eccetera. Una volta che saremo entrati dentro, la polizia verrà allertata, raga. Non avremo molto tempo. Dovremo sbrigarci. Ma io che cavolo ne so, Zerbi? Che razza di domanda è? Ma come, il piano non l'hai fatto tu? Beh, un modo lo troviamo. È che non so benissimo com'è la banca dentro. La porta è aperta. Oddio. Ok, vai. Ero sicuro. Oh, attenzione alle guardie. Deposito. No. Staff room. Oh, guardia. Guardia. Ok. Questa... Sì, sì, ucciso, ucciso. Anche qua c'è una guardia. Vediamo. Oh, ragazzi, il bunker, il cavò. Qui da qualche parte ci deve essere un pulsante o qualcosa per aprire il cavò. Vediamo. Orti cerca bene, Orti cerca bene. L'ho trovato, infatti. Venite qua, ragazzi. Venite, lo sapevo, l'hanno nascosto sulle planimetrie della banca. Non era così. Oh, attenzione, Orti prima. Stava. Mamma mia, pochissima vita. Che paura. Ma dov'è? Dov'è? Dov'è il pulsante? Era dietro. Oh! Era dietro. Era dietro la cosa porta. Cosa stai facendo? Abbiamo aperto. Andiamo. Andiamo. Proseguiamo. Dovremo essere arrivati dentro il bunker. La polizia sicuramente sarà sull'allerta. Allora. Siamo nella stanza del cavò. Qua abbiamo 900 di legna per comprare tutte le armi che vogliamo. Ma soprattutto bisogna prendere i V-Bucks. I V-Bucks, ragazzi, sono questi. Come possiamo superare la griglia dei laser? C'è qualche pulsante per caso? Qualcuno prova ad andargli addosso. Vediamo un attimo. Vai tu, Zerbi. Ah, Octi, okay, bravo. Abbiamo rubato i V-Bucks. Ora dobbiamo andare via. Allora dobbiamo scappare, ragazzi. La polizia, la polizia. Sentite le sirene, ascoltate. Dobbiamo scappare dai condotti di reazione. Di qua, di qua, di qua, di qua. Vai, Octi. Ho studiato la mappa. Vai, Octi. Fortuna che... Vai avanti, Zerbi. Spostati. La polizia non sospetterà di nulla. Let's go, let's go, raga. Abbiamo rubato i soldi. Abbiamo rubato il legno, abbiamo rubato i V-Bucks. Ok, ora dobbiamo scappare via. Fatta, di qua, fuori. Di qua, di qua, di qua. Con la nostra macchinetta, di qua, di qua, di qua. Attenzione, la polizia potrebbe essere sulla nostra... Oddio, poliziotti. Attenzione, attenzione. Vai, 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 vai. Ragazzi, è pieno di guardie. Attenzione, attenzione. Dovrebbe esserci un ripostiglio. Ho parlato con il nostro coinquilino che ci ha detto di tutto il piano. Andiamo avanti, andiamo avanti. Fortunatamente hai scusato questo bellissimo piano. Perché senza di te non ce l'avremmo mai fatta io, Zerbi. Beh, lo so, io sono la mente geniale che organizza tutto il piano. Ma devo dare anche il ringraziamento al nostro vicino di casa che ci ha detto tutto questo. Eccoci qua. Ci siamo, ragazzi, siamo arrivati. Missione fallita. No. Oh, cavolo. Il vicino di casa fuori. Il vicino di casa era un poliziotto sotto copertura. Gaia, salvati, è stata un'imboscata. Noi e Zerbi ci hanno catturato. Tu puoi salvarti. Giappa, Gaia. No, noi siamo catturati. Maledetto vicino di casa. Era solo un poliziotto sotto copertura. Accidenti. L'unica che quindi ha i V-Bucks è Gaia. Accidenti. Io come lo compro? Sì, passa adesso. Esattamente.